Oggi ci siamo, l'ultimo capitolo di Yo-Kai Watch Gem, Yo-Kai Watch Gakuen YY Seikatsu, sta per cominciare. Bentornati in questo nuovo video. Gran finale, signori, gran finale, battaglia contro Dober. Direi di ricaricarci velocemente gli oggetti che sono consumabili. La squadra la vedete, Jinpei come leader perché Jinpei mi piace troppo ragazzi usarlo. Abbiamo Ranto, abbiamo Ebiyama e abbiamo Mera o Leo Fuoco. Comunque, la missione ci dice di accettarla, ovviamente livello massimo. E una sfera particolare. Non so se è un'esfera per aumentare il livello, ma è abbastanza particolare, vedo. Comunque, accettiamola. E cominciamo. Ah, quindi qui si combatte così a diritto. Se incontriamo qualcuno. Ah, no, dobbiamo sbloccare la porta perché a quanto pare è bloccata. Ehi, quanta pendenza. Wow, sì. Sì. Va bene, certo. Io dico tranquillo, dico ci premo, magari non mi fa andare, e invece via! Subito! E mi cambia la visuale ogni volta perché sei maledettamente fallace in quel che combini gioco. Oddio, ma cos'era? Ah! È andata! È fatta, signori, è fatta! C'erano un po' di nemici da sconfiggere, ma è stato facile. Danni irrisori. Cambiamo. Mangia, mangia. Ci siamo con gli altri, sì. Infatti, ehi. Altri nemici sicuramente compariranno. No. Naiu. Lei è la mente criminale dietro tutto quanto ciò. Ciao ragazzi del YSP. Ecco. Scompare, ma? Oh, kokomade kita ka. Mazu wa komete yaru. Dan. 罠を破りここまで来てしまったことを後悔することになるだろう。ワンダフル。ottimo. Questo è forte, raga. Questo fa Kung Fu. Jeet Kune Do, probabilmente. Da come si è presentato. Ah, ok, non troppi danni, però mi è sembrato. Oh, scappa, scappa, scappa. Mi faccio prendere così facilmente. Oh. Oddio, è facile. Sta andando giù piuttosto velocemente, eh. O è debole lui o siamo super buffati noi. Le cose sono due, raga. E spero che sia la seconda, cioè che siamo super buffati noi. Anche perché sembra che Koma-san sia andato KO. No. Hanno ripreso subito. Forse non era neanche Koma-san. Ok, forse è solo una fase questa. Ha detto che lui è l'essere più forte. Si chiama Shin Dober. Potrebbe essere Shin riferito come divinità perché Shin scritto in quella maniera ci si riferisce anche in Dragon Ball a Kaioshin quando arriva sulla Terra. Quindi, durante il torneo. Quindi penso che sia quello. Cioè, come mi ha preso?
Quando mi ha preso soprattutto? Ui, come ha tremato male il joystick qua. Joystick, vabbè. Io sono rimasto agli anni 30 io con il game, con i controller. Lasciamo perdere. Ma che ora sembra che seguano effettivamente i suoi attacchi. Prima magari... Oh mio Dio, però. Che cosa sta facendo? Poi scoppia tutto. Che cos'è, la scoteca? Ma i miei compagni sono praticamente dei morti. Dei morti che camminano. Dov'è? Che Ah, l'ho evitato. Ah, ok, va bene. Sono contento di essere riuscito a evitarlo. Che bellezze. Mi potenzio, vai. Ok, c'è rimasto Dober? Sì, pare che ci sia rimasto. Ok, fai questo attacco, fai bravissimo. Bravo Doberu. Sei un bravo cagnone. Se mi senti, mi potesse sentire. Che fa? Niente, fa carica il suo attacco così. Ah, ok, quando casca poi all'improvviso devo... Oh! Wow, wow, che cos'era quello? Mangio. Mangio. Sono bravo, sì, sono bravissimo, lo so. Ah, però... Quello non lo posso evitare, cavoli. No, fatti male. Vabbè, però io sono... Non evito nulla qui, se sono fermo. Non è che sono bravo a evitare stando fermo, eh. Mamma mia ragazzi, che combo che sto facendo. Dai, quanto sono bravo certe volte a giocare, eh. Mi stupisco da solo. È andato. È andato. A posto. E Shindoberu è fatto. Ti levati. Oh. Mission Kria! Tutti level up, oltre 200, tranne due personaggi. Vabbè, uno perché non giocava mai, l'altro perché è basso e proprio. Però forse non ci arrivavo neanche io con Jinpei al 200, eh? Perché gli ho dato le sfere prima di iniziare la piramide nello scorso episodio. Molto buono, raga, molto buono. È finita comunque. Finisce così. E scompare anche lui. Quindi ci sarebbe un personaggio però che ancora non è comparso. Quindi comparirà sicuramente nel DLC. Ma è davvero finita? UFO, vieni. Non c'è nessun UFO? Ho capito. Mysterial Medal. Mysterial, no. Non è una parola, Mysterial. Anche se scomponendo la Mysterial... No, dovrebbe essere Mysterial, ma... Vabbè. Oh, un punto di teletrasporto. Il collare... Il collare. Quello ci serve. Insomma, l'ultimo episodio è come un preludio al DLC? Perché? Cioè, loro hanno fatto il gioco pensando già di fare un DLC dietro. Va bene? Si scoprirà qualcosa di più ora? Ecco, arriva Enma. Era ovvio. Ah, quando è Bill, va! Noi abbiamo...
sventato la minaccia in parte, perché c'è ancora Mazera da trovare e da sconfiggere. Ci sta parlando di Michettio. Ed il collare che abbiamo trovato serve proprio a evocare Michettio, che abbiamo visto in parte formarsi nello scorso episodio, prima di iniziare la piramide, quando tutti quanti gli Oryu di Jinpei si sono fusi, però non sono riusciti a effettivamente evocarlo. Beh, per il momento però finisce qui. Forse. あれが欲しいのである。 E quella è la terra. Sì, però col cavolo che faccio sentire la sigla finale. Dunque, l'ultimo episodio. Vediamo. Perché ragazzi, è fatto. Il 15° episodio dice divertiti semplicemente. Quindi potrei anche fare tutte queste missioni, che questa addirittura ha 13 fulmini. Wow. Dichiaro quindi conclusa la storia principale di Yo-Kai Watch Gem. E ma magari poi lo continueremo anche con il DLC, vedremo insomma. È stato molto molto bello, mi aspettavo di meno a dire il vero, ma ho trovato un gioco molto divertente, ne sono davvero soddisfatto. E per il prezzo al quale viene venduto, 35 euro, proprio davvero, se avete Nintendo Switch fatevi un account giapponese per l'eShop e compratelo assolutamente, perché ne vale davvero la pena. 35 euro e vi divertite a bestia. Poi a tutte quante quelle missioni secondarie, ragazzi, io già ho quasi 20 ore e ho solo fatto la storia, quindi capite insomma che l'ho giocato un bel po'. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio, vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!